Raga, poco fa sono andato a Las Vegas, Nevada per il lavoro, la città più famigerata del mondo proprio nel mezzo del deserto. E durante questo soggiorno avevo 2 giorni liberi, quindi ho deciso di sfruttare questa opportunità e fare il turista e anche fare questo vlog. Ciao ragazzi e benvenuti a Las Vegas, la città dei Jesse, Sin City, tutto qua. Allora, sono sulla fine settentrionale dello strip e qua una cosa da sapere è che ogni hotel è molto grande, moltissimo, in realtà grandissimo. E ogni hotel anche è di un tema, per esempio c'è Wanda dei Bay dietro di me. Ma qua c'è il Luxor, ovviamente in tema di delle cose egitte, praticamente come una dei piramide, c'è il Sphinx, non so il nome italiano in realtà. Una cosa che personalmente trovo molto figo che qua ci sono le scale mobili all'aperto e non lo so, è molto figo, molto, secondo me è carino. Ok, ho deciso di entrare nell'albergo, si chiama Tropicana, perché due cose. Perché uno, dovevo usare il bagno. Secondo, è che quando avevo 9 anni sono venuto qua con la mia famiglia, quindi volevo ritornarci per vederlo. Sì, non ho tanti ricordi perché avevo 9 anni, però sì, è molto sentimentale forse. E adesso sono dentro l'albergo e il casino, si chiama MGM Grand. E in realtà, fun fact, è l'albergo più grande del mondo con più di 7.000 camere. L'albergo New York, secondo me è divertente perché è come se fosse le persone che avevano costruito, ci hanno pensato, oh, creiamo questo gigantesco albergo in una città molto famosa, ma con la tema di un'altra città. E ho trovato un Italy. Wow!
ma ce n'è solo uno. Ma costano quasi $7 le gocciole qua. Assaggiamo questo spumante in una lattina. Sì, un po' strano, con un po' di metallo, però ci sta. E fa caldo oggi, ci sono tipo 32 gradi, però la settimana scorsa faceva caldissimo, c'erano letteralmente 45-46 gradi per 3 giorni di fila e decisamente sì, sono stato morto. Si può vedere che tante persone toccano il pene. E ragazzi, sono dentro l'hotel, si chiama The Cosmopolitan, e sono veramente perso. Sto provando a trovare l'uscita, ma non riesco a trovarla. Non vi preoccupare perché ho trovato l'uscita e adesso continuiamo al nord. Ok, adesso sono fuori, l'albergo più elegante e più deluso qua. Si chiama Bellagio, in italiano sarebbe ovviamente Bellagio, ma questo è l'albergo molto deluso. E c'è anche un film che è ambientato qua, si chiama Ocean's Eleven, con gli attori George Clooney e Brad Pitt. Questa esibizione qua, questa mostra, non so, dentro l'atrio praticamente dell'hotel, cambia. Quindi in questo momento è questa, tipo questa giungla, ma non so quanto spesso cambia, però cambia. Quindi è strafigo e tutte le piante sono vere, decisamente costano un sacco di soldi. Mentre questo tipo qua ha i postumi. E la cosa con gli alberghi qua è che ciascuno è praticamente un centro commerciale, che ci sono tanti negozi, tanti posti per il cibo, ovviamente ci sono le camere dell'albergo, anche ogni ha il loro proprio casino. E devo aggiungere che oggi è martedì, quindi di solito sui weekend questi posti, questi casino sono molto affollati ovviamente.
Bello, Giulia. Lo sforzo che hai messo dentro questi posti è semplicemente incredibile. Ovviamente tutte le cose qua sono finte, però sarà impressionante, diciamo, non lo so. Con le mani. Ok, ho preso il mio cocktail molto grande di un litro e mezzo e mi metto a guardare la partita dei Yankees. 3 hours later. Ok, i Yankees hanno perso una partita in cui decisamente loro avrebbero dovuto vincere e quindi sono incazzato. No, vabbè, succede. Questa è la pronuncia della parola mozzarella, che gli americani pensano che sia corretta. Ovviamente no! E per la cronaca non ho nessuna idea di cosa significa schiaffare la mozzarella. Ma che dici? Oh, ma dove? Il Ponte Rialto si è trasferito qua a Las Vegas? Che palle! E vi presento il marciapiede mobile. Le foto matrimoniali a Venezia hanno budget. E non sapevo fino a questo momento che io volessi stare con una donna che è anche un pinguino. Ma certo che voglio spendere $15 per Negroni. Penso di aver trovato la piazza, l'unica piazza negli Stati Uniti. Questa città ha il suo fascino molto particolare, molto unico. Decisamente non c'è una città proprio come questa. E direi che ovviamente non c'è un paese nel mondo che potrebbe avere una città così. O una città del genere. Decisamente un posto molto americano con tanti eccessi, tante cose. Iconiche. Ha il suo stile, che l'unico modo in cui si può spiegarlo è che è americano. Ma voi fatemi sapere che ne pensate di questa città, di tutte le cose che avete letto, avete visto nei film, tutte le cose, e se voi in passato, se siete venuti qua, fatemi sapere anch'io nei commenti. Sono molto curioso di vedere quante persone in questa comunità siano venuti qua in passato. Thank you.
tornato a Bellagio, proprio qua, e sono molto contento che la manutenzione sulle fontane sia finita. E un po' di informazioni su questo spettacolo, non so i numeri di quante fontane ci sono, però praticamente ogni 15 minuti più o meno, sa, 15 minuti c'è uno spettacolo con le fontane anche che sono sincronizzate anche con la musica. E, ci sono un sacco di spettacoli diversi e vediamo quale sta per succedere. Veramente una coincidenza che la canzone era Conte Partirò di Andrea Bocelli. Comunque stra bello lo spettacolo, è molto interessante la nostra relazione con l'acqua, cioè perché tutti gli esseri umani adorano l'acqua così tanto, perché la troviamo così bella, non lo so. Ok, adesso voglio perdere i miei soldi, quindi vado in uno di questi casinò. E sì, grazie per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto questo tour di Vegas. Mi raccomando, date questo video un pollice su e ci vediamo al prossimo video, prossimo vlog, prossimo video di cultura, non lo so. A presto raga, ciao!